Sì, Maria Antonia, io mi trovo a Borgo Mezzanone, periferia delle periferie, così come l'ha definita il mio amico qui, compagno, perché oggi l'ospite è lui, Don Stefano Mazzone, amministratore parrocchiale qui a Borgo Mezzanone, nella parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo. Don Stefano, grazie per averci accolto, non siamo gli unici che accogliete qui. No, grazie a voi per essere venuti qui a Borgo Mezzanone, che effettivamente è una zona periferica rispetto alla diocesi. È una zona un po' strana geograficamente, perché qui siamo dove è costruita la chiesa, Manfredonia, ma già a 100 metri più in là è Foggia, a 300 metri più in là è già comune di Carapelle, Cerignola, eccetera. Quindi è una situazione particolarissima. La borgata ha pochi abitanti, circa 500 abitanti, dispersi anche nelle campagne, oltre che a questo nucleo centrale. Qui siamo all'ingresso della chiesa, che è una chiesa dichiarata di interesse nazionale perché è una delle prime architetture, diciamo, del periodo fascista per quanto riguarda la costruzione di questi borghi rurali in provincia di Foggia. Qui ce ne sta qualchedun altro, come non so, all'Incoronata, oppure Arpinova, o Borgo Segezia e così via. Questo posto però attira l'attenzione perché è diventato un centro di accoglienza. Tutti ne parlano, soltanto ed esclusivamente per questo. Sì, noi qui a 1,5 km abbiamo un luogo che viene chiamato ex pista perché era un aeroporto militare usato per poco tempo, ma era un aeroporto militare, poi dismesso e che negli ultimi anni con l'arrivo degli albanesi e poi successivamente anche con quelli che arrivano dal continente africano è diventato un luogo dove ci si ritrova e dove si vive costruendo alla men peggio baracche in cartone, in legno, in lamiera, come si può. Ci sono dei servizi essenziali che sono i residui di quelli iniziali, no? Di quando si accolsero gli albanesi, acqua, luce. Naturalmente non è un luogo ufficiale, ma informale. Accanto alla pista c'è anche il CARA, questo centro accoglienza richiedenti asilo, che attualmente è chiuso per ristrutturazione, ma che in questi giorni, in questo periodo particolare, sta accogliendo i migranti che magari hanno così preso il Covid e quindi fanno la quarantena. Quindi ci sta tutto il servizio sanitario, addetto, eccetera. Quindi si accoglie in questa maniera. Perché questo? Perché noi ci troviamo quasi al centro di una immensa pianura che è il Tavoliere, dove ci sono coltivazioni intensive, si ha bisogno di manovalanza e questi stranieri, cioè questi non italiani, vengono presi al lavoro con tutti i pro e soprattutto con i contro. Queste persone, scusatemi, hanno puntato all'integrazione, anche perché non si può senza integrazione riavviare un progetto di vita. Quali speranze hanno quando vengono qui? Loro sono migranti perché sono arrivati qui da noi, ma sono migranti pur stando qui a Borgo Mezzanone. Loro praticamente si spostano secondo le stagioni appunto delle raccolte in agricoltura. Magari stanno qui in provincia di Foggia, poi vanno in Calabria, poi vanno al nord e ritornano. Il servizio di integrazione che viene offerto dalla parrocchia è quello di uno sportello legale che è offerto così gratuitamente da una nostra collaboratrice della Caritas. E poi noi nel tempo abbiamo anche già i miei predecessori, in modo particolare Don Domenico Faccio Russo, ha tirato su una struttura che ha chiamato Casa Speranza, un casolare qui nelle campagne preso in affitto e dove si ospitano questi migranti. Certo non possiamo ospitarne tanti, i posti sono pochi. Attualmente ne abbiamo 8, naturalmente poi c'è chi va, chi viene, 6, anche se la casa è disponibile ad accoglierne di più, però abbiamo deciso per questo numero in questo momento particolare. Questo è un momento particolare. Tu che conosci bene la situazione e li conosci anche personalmente, da che cosa scappano?
I motivi sono tanti. Persecuzioni a livello politico, religioso, di genere, ma anche per motivi economici. Ci sono dei migranti economici, sperano di venendo qui di trovare lavoro e con il loro lavoro mantenere le famiglie lì in Africa, e anche con quel poco che riescono a fare dobbiamo dire che sono capaci di privarsi, anche se loro non hanno assolutamente una vita agiata, anzi al contrario, però loro mettono da parte i soldini che mandano a casa loro in Africa o nelle altre nazioni, Afghanistan, Bangladesh, eccetera. Si può dire che non è soltanto una pagina della storia questa, sono tante pagine. Io so che ci porti da un'altra parte, giusto? Sì, vi porto a vedere Casa Speranza, che è una struttura appunto che ha messo sulla comunità parrocchiale per dare accoglienza a questi migranti che arrivano da noi. Ci siamo spostati, come ci aveva già accennato Don Stefano, ci ha portati qui a Casa Speranza e c'è una delle responsabili, probabilmente ti occupi di tutto, Dina Diurno. Vogliamo sapere da te un po' come funzionano le cose qui e da quanto tempo siete qui. Allora, buonasera. Casa Speranza nasce nel lontano settembre 2004. L'abbiamo inaugurato l'11 settembre 2004 volutamente, in occasione di quel brutto evento, le Torri Gemelle, per dare un po' una sferzata di positività anche all'accoglienza. Nasce come dormitorio, 12 posti letti, per ragazzi che nel territorio non sapevano dove dormire. Ancora oggi abbiamo ragazzi che non sanno dove stare, ma non è solamente un dormitorio, ma è una guida nel percorso di integrazione di quelle persone che quando arrivano in Italia non hanno un punto d'appoggio, non hanno la famiglia. Qui non è assistere le persone che accogliamo, ma è un supportare, guidare le persone nell'autonomia, nell'essere indipendenti con gli strumenti principali, la scuola italiana, l'avvio al lavoro, l'essere reintegrati nella società, quindi vivendo in una piccola comunità di Borgo Mezzanone. Quindi non è una casa che assiste, ma è una casa che guida, supporta verso l'autonomia e l'integrazione. Quanti sono attualmente qui? Attualmente per il Covid ci sono 6 ragazzi, perché il Covid non ha bloccato un po' gli ingressi per i tamponi e per la sicurezza. 6 ragazzi che comunque stanno facendo un percorso di integrazione, stanno attualmente lavorando, provengono da più parti dell'Africa, Guinea, Senegal e anche Liberia. Arriverà qualche ragazzo ormai della Liberia con il tampone fatto. E praticamente al momento il lavoro è ripreso, i ragazzi cominceranno anche il percorso dell'autoscuola per prendere la patente di guida. Non è facile in questo periodo parlare di integrazione, che comunque con la chiusura del Covid si resta bloccati in casa come tutti i cittadini. Quindi in questo momento ci stiamo ripartendo con queste attività di supporto e di integrazione. Ti faccio una domanda un po' più personale, più intima. Cosa dicono questi ragazzi quando arrivano qua? Cosa confessano? Quali sogni hanno o desideri per il futuro? Se lo dicono, ecco. Inizialmente non ci sono delle rivelazioni, non è che la persona arriva, si fida e ti dice tutto. Nel tempo, standoci insieme, stando al fianco, no, ti cominci a capire chi è, i sogni, le aspettative. Poi quando hanno voglia ti dicono le parti della loro vita. Bisogna stare attenti a non essere mai invadenti nella vita delle persone, aspettare i tempi e la volontà di una persona che si vuole confidare e magari farti partecipare anche dei dolori, delle gioie che fanno parte di tutti gli esseri umani. Senti, un consiglio a chi ancora è restio all'accoglienza. Cosa puoi dire tu che lo vivi in prima persona? Cosa si prova? Perché poi si è più soddisfatti nel dare che nel ricevere? Perché l'accoglienza dei fratelli, perché noi siamo credenti, è fatta di esperienza, di relazione. Se non entro in relazione con la persona, con l'altro, che può provenire da qualsiasi parte del mondo, io non posso togliere la mia paura e il pregiudizio. Solamente l'incontro, la conoscenza, la frequentazione con i fratelli può essere motivo di sentire veramente questo desiderio di accogliere. Che bello, Don Stefano, avevi ragione, hai fatto bene a portarci qua. Casa Speranza, qua c'è speranza e anche abbastanza vento oggi. Don Stefano, chiudo con te. E sai che 26 settembre prossimo è la 107esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Papa Francesco ha scelto come titolo Verso un noi sempre più grande. Papa Francesco ci ha anche regalato l'enciclica Fratelli Tutti. Per noi cristiani, per noi credenti, la fraternità, la fratellanza non è un'utopia
un qualcosa che, a cui pensiamo, ma è un qualcosa che costruiamo giorno per giorno, per cui il nostro impegno è anche nel nostro piccolo di creare questo rapporto. Noi qui in casa abbiamo la Bibbia aperta, ma abbiamo anche il Corano aperto. Noi non abbiamo mai avuto intolleranza dal punto di vista, diciamo, religioso, di confessione religiosa, anzi al contrario. Ci rispetta confessionale questo? Sì, sì, arrivano, anzi sono tutti di altre fedi quando è che appunto arrivano qui, ma la cosa più bella è che si crea quella circolarità, diciamo, di rapporto, di fratellanza, anche di affetto, che è un affetto vero, sincero, cioè voglio dire c'è un rispetto reciproco, non è la semplicità. Come diceva appunto Dina, qui arrivano e noi siamo per supportarli, cioè per accompagnarli, per è brutto sto termine, però lo dico, perché si emancipino da soli. Allora la patente, oppure per esempio hanno preso il patentino per il muletto e così via. Noi abbiamo tanti esempi di nostri ospiti che ce l'hanno fatta, cioè che si sono così integrati positivamente nella nostra società e vivono come tutti gli altri cittadini italiani, anzi sono persone molto 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 rispettose perché sanno che sono stati accolti e ricambiano questa accoglienza rispettando più di noi italiani questa terra. Che bello, qui si danno gli strumenti. Bene, noi chiudiamo questo collegamento, speriamo insomma di aver fatto un po' di luce anche su questo posto che merita davvero, e concludo. Fratelli tutti numero 35, sai cosa dice? No, dimmi di no perché lo leggo. E leggilo, leggilo, così dici meglio. Alla fine non ci siano più gli altri ma solo un noi. Facile. Facilissimo. Restituiamo la linea a voi di là a San Giovanni Rotondo. Grazie Dina, grazie per quello che fai, grazie Don Stefano, grazie, alla prossima. A voi.